Hey coach, ben ritrovati dal vostro Andrew Lincoln in un nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Siamo qui in America con Andrea, con me stesso, che bello. Ehi, che succede ragazzi? Come detto lo scorso episodio, come detto alla fine dello scorso episodio, giocherò con gli intrecci di storia. Lo so che non è la cosa migliore, però viene meglio tutto quanto il let's play, viene molto molto meglio in quella maniera. Se poi uno se lo gioca per conto proprio fa come si pare, però per un let's play, per venire preciso, deve essere fatto in questa maniera, quindi forza. Andrea, grandi notizie, così grandi da fare il video dell'elefante. Le notizie più belle della news del nuovo album delle vicine Armionia. Smettetela di girarci intorno. Avanti, ditemi che succede. Va bene, ecco la grande notizia è che arriva il circo in città. Questo è davvero bello. Volevo dirglielo io, come potuto piccolo rubabattute. Rubabattute? Il circo, fantastico, non ci sono mai stato. Io sì. Sì, ben carino. Come no. Non svegliare l'artefatto che dorme. Questo è un capitolo molto molto bello, molto lungo, davvero davvero bello. Ora, io al circo ci sono stato quando avevo 13 anni, per la primissima volta, e... ma insomma, può piacere come può non piacere. Personalmente ora non ci andrei neanche se mi pagano, quindi è una cosa che secondo me va con l'età. Però poi ognuno è fatto a modo suo. Ehi Wyatt, sai che c'è il circo in città? Ovvio, non mi faccio sfuggire niente. Non me lo perderei per nulla al mondo. Ok, ti vorrei andarci uno di questi giorni? Perché aspettare? Andiamoci ora. Sembra che abbiano finito di montarlo. Wow, dici sul serio? Certo, ti ho detto che non mi faccio sfuggire niente. Let's go! Va bene, da che parte si va? Si trova in un grande spazio aperto a riva del nord. Siamo d'accordo allora, io mi incammino, a più tardi. Potremmo già intraprendere la missione per il rango C? Ehi, aspetta! Wyatt, devi smettere di scappare via così! Ah. Ta-da. Vediamo un po'. Forse... sta uscendo, tornando a trovarci. No, ancora non possiamo. Va bene, ci torneremo in un altro momento. Comunque sia, quando ci saranno le missioni per il rango C, non vi preoccupate perché le taglio in maniera tale che si capisce quello che c'è da fare, ma... non vi faccio vedere proprio o per filo e per segno tutto, perché sennò viene un episodio solo di quello e è noiosissimo, come ho già fatto appunto l'altra volta, appunto pochi episodi fa, per i due ranghi, per il modello U e il modello Dream, che già il modello Dream a quanto pare già ce l'ha la nostra amichetta Luna, quindi è meglio farlo in questa maniera. Dobbiamo andare, ma ci ha fatto venire qua su per poi farci ritornare di là. Potevamo andarci direttamente, no? Ora capisco, era proprio sul lato della strada, va bene. Buono uguale, dai, scendiamo. Quella Andrea, ce l'hai fatta finalmente. Mamma mia, 30 secondi ci ho messo. Ne dubitavi? Hai già iniziato? Perché non vai dare un'occhiata? Ok, qui ci sono un po' di missioni interessanti che ci daranno molti punti esperienza. Alcune sono facoltative, però le altre se le facciamo è meglio. Wow, guarda quanto è grande quella tenda! Chi sta della tenda? Guarda, quelli là sono veri clown! Sembra che stiano ancora sistemando. Wow, un motociclista su una palla gigante! Un monociclista? Non un moto... ho letto un motociclista. Infatti mi sembrava strano. Ma come fanno? Voglio avvicinarmi per capire il trucco. Non c'è nessun trucco, è allenamento, molto allenamento. Ehi, aspetta! Lasciala andare. Ed ecco che scappa di nuovo. Quindi che si fa ora? Oh, ma insomma, ne ho abbastanza! Anche tu ne hai abbastanza? Chi era? Ah, era la ragazzina. Che ti prende oggi? Stai proprio esagerando. No. Mi dispiace, ma il let's play di Yo-Kai Watch 3 finisce qui perché io non posso leggere che un'acrobata del circo si chiama Moira. Va solo a finire che se il circo si chiama Orfei, io chiudo il let's play qui. Se il circo si chiama Orfei, chiudo tutto, ok? Io lo chiudo, non scherzo. Io ho avvertito. Gioco, sei avvertito. Esagerando io? Che assurdità.
Poverina, la gelosia è una brutta bestia. D'altronde, col mio fascino, veramente non abbiamo mai visto Moira Orfei senza trucco, quindi bisogna vedere. È anche comprensibile, se la canta pure. Vedi, è questo che intendo, di solito non dici sciocchezze simili. Non lo pensi davvero, è la gelosia a parlare. Questa non sei tu. Hai sbattuto la testa per caso? Sì, e adesso andrà dal maestro Muten ad allenarsi. Riferimento. Ma che sta succedendo? Nel lasagna mi piace. Andrea, giochiamo a vedo. I spy with my eye. Qualcosa che inizia con la lettera Y. Vedo, che gioco è? Io spio con il mio piccolo occhietto una cosa che inizia con la Y. Aspetta, vedi per caso lo yokai? Pensi sia stato lo yokai a causare tutto quel trambusto? È l'ipotesi più plausibile. Ehi Andrea, guarda là! Ah, quel tizio mascherato? Chi voglio prendere in giro? È impossibile! Cosa mi ha fatto pensare di avere la stoffa giusta per essere un clown? Sembra proprio agitato. Tutto circa un'agitazione, un disastro totale! Andiamo a sentire che succede, caso per caso. Ok. Quindi abbiamo diversi casi da risolvere. Le missioni chiave. Ok, dunque. Questa qui è facoltativa, mentre... Aspetta, no. Un momento. Ah, ne abbiamo diverse chiavi, veramente. Farò anche quella di Tomnian, non vi preoccupate. Ho letto che si può fare anche senza avere il livello 30, quindi... Tanto riguadagnato. Ne abbiamo 5. Ah, ok. Iniziamo col clown. Ah, non diventerò mai un clown di questo passo. Che succede? Sono un clown che non riesce a fare nulla di originale. Non posso nemmeno esibirmi. Mi hanno pensato qui a distribuire volantini. Capisco. Quindi ci ho riflettuto a lungo. E ho ideato un numero nuovo e sensazionale che lascia tutti a bocca aperta. Davvero? Ecco a voi il clown con la cicletta! Qualcosa mi dice che non ti sconfinferà. È il nome. Cola cicletta? Te lo spiego. Berra della cola a testa in giù pedalando su una bici. Come pedali se a testa in giù? Con le mani, ma come bevi? No. Mi raccomando, non imitarmi. Già, sembra pericoloso. Sì, perché come lo fai? Comunque, nessuna delle biciclette che io ho provato sembra adatta. Il problema è sicuramente la bici. Non dipende da me, non sono così negato. Oh, forse è impossibile. Whisper, non pensi che sia troppo esigente con se stesso? Forse dovrebbe iniziare con un numero più semplice. Ma sembra così entusiasta. Come potremmo portarlo ad esistere? E se chiedessimo aiuto a Mooringa? Mooringa? Come potrebbe aiutarci? È in grado di calmare le persone e le porta ad accontentarsi. Sembra faccia a caso nostro, dove si trova? Mooringa se ne sta in tranquillità sotto le auto a riva del nord. A volte va anche al mercato di preciso nel magazzino numero 2. Inoltre Mooringa adora le caramelle. Molto bene, andiamo. Dunque, Mooringa l'ho affrontata. Vabbè, diamo di cazzo, tanto sarà qui, penso, mi rimanderà. Sì, infatti. Ma ce l'ho già Mooringa? No, non ce l'ho, ok. Questo è il magazzino numero 2. Ecco, quindi... Ah, qui sta nell'Lower World, Mooringa. Eccola! Ce l'ho le caramelle, non penso, ma proviamoci. No, non ce l'ho, però proviamoci lo stesso. Eccola, Mooringa! Vai, sentiamo il nome. Mooringa! Ah, però si trova moneta arrugginita esplorando un pochino, Eccolo qua, abbiamo portato Mooringa. È inutile il numero del clan con la cicletta, fallirà prima di partire. La mamma aveva ragione, devo fare l'ingegnere. Forza Andrea, voca Mooringa! Coraggio, tocca a noi! Medaglia yokai, attiva! Yeah! Allora, vuoi che incanti quel tipo lì? Sì! Proprio lui! Nessun problema! Eccolo qua che viene incantato. Scusi, ma ha mai pensato di esibirsi con un numero più semplice? Tipo? No! Ho deciso di lasciar perdere la carriera del pagliaccio. Cosa? Mi piace distribuire volantini. È anche un ruolo di responsabilità.
Non era questo che stavamo mirando? Non c'è mica nulla di male nel distribuire volantini, È la verità? Grazie a te ho trovato la mia vocazione. Ecco, tieni. Per due però. Lascerò a te il clown con la cicletta. Buona fortuna. Va bene. Non vorrei mica che lo facciamo noi. Hai la bicicletta? Te ne servirà una per esibirti in quel numero? Sì, ce l'ho. In tal caso, raggiungi il negozio bici per tutti in viale. Per tutti in viale delle prelibatezze a Riva del Nord. Lì potrai riverniciare la tua bici. Grande, ci darò un'occhiata. Grazie a te ho trovato la mia strada. Prego. La verticale, la cola e le bici. Posso riverniciare la mia bici? Incredibile! Bene. Ci andremo. Non ora, ma ci andremo. Comunque sia, un piccolo siparietto ve lo faccio vedere. Pronti? Perché prendiamo Esfera Piccola, che sarebbe anche giusto. Right undo giusto, invece no. Cola può servire ogni tanto. Bene, bene, facciamo allora lei, che mi sembra molto importante. Non lo pensi davvero? Leggerosi a parlare? Qualcosa non quadra, potrebbe essere la prada di uno yokai. Perlustriamo l'area con la lente yokai. Era proprio qui. Oh, voglio sapere come si chiama ora questo qui in italiano. Deve essere bellissimo. Perfetto. È forte come yokai, non tanto, ma è forte. Giornalista. Ma certo, perché no? Devo indagare a fondo finché non troverò uno scoop sensazionale. Ehi, ciao, che combini? Cosa? Un umano che può vedere gli yokai? Non è notizia la prima pagina? Che prima pagina? Il giornale, mi chiamo giornalista e notizia, sono un giornalista. Scrivo articoli sugli yokai celebri. Scandalistici? Certo, diffamatori? Forse. È per questo che stai incantando un membro del circo? Sicuro, sarò in cerca di una storia strappalacrime. Non avendone scavate mi tocca suscitare qualche polemica. Perciò ho incantato un membro del circo così da scatenare qualche dramma. Non mi sembra eticamente corretto. Se avrai materiale per il tuo articolo, smetterai di incantare quella persona? Per materiale da prima pagina? Certo che sì! Il mondo del giornalismo è senza scrupoli. Già. Ragazzo, quello è uno yokai watch? Sì? Ah ah, che occasione! Intervista esclusiva, svelati i segreti del ragazzo con lo yokai watch. Un articolo su circa una pagliacciata. Sarai tu a finire in prima pagina. Allora Andrea, non so quanto ti ho detto il mio nome, ma va bene? Te la senti di diventare un personaggio alla copertina? Cosa? Collabora ed esperienza. Uno mi ha detto che si chiama. Ci può sta. Però, SP, beh. Fantastico, finirei su tutti i giornali, poi nei talk show e magari in un reality. Ma prima, perché non ci accomodiamo lì su quella panchina? Fammi sapere quando vuoi iniziare, ho dei tempi editoriali da rispettare. Un'intervista? Questa sì che è bella. Perché mi incanta? Ho un brutto presentimento. Andrea? Ora dobbiamo fare l'intervista, io la feci in giapponese e non ci capì nulla. Quindi ora penso di poter dare delle risposte più chiare. Quale panchina? Ah, questo. Ok, eccoci qua, pronti? Ultima ora. Bene, Andrea, il piacere è tutto mio, passiamo al sodo. Accomodati, rilassati, ti senti a tuo agio? Con un giornalista come te, un pochino, non proprio, però. Certo, cosa vuoi sapere? Dimmi, come hai incontrato il tuo primo yokai? Una voce misteriosa mi guidava. Lo chiamano Fato. Chiamalo pure destino. Ero in cerca di tesori nascosti sul monte Selvoscura e una forza mi ha attirato verso una slot kai. Quindi attenzione, noi qui siamo di fronte al fatto che Yokai Watch 1 si è svolto, però in maniera differente da come si è svolto Yokai Watch 2. Quindi sono canonici entrambi, se vogliamo. Tesori nascosti nel cacciare insetti. Quando ho girato la manopola la mia vita è cambiata. Fino a che punto? Preferirei non dirlo. Perché parli così? Giornalista ti ha forse incantato? D'accordo ragazzo, dunque ora descrivi in due parole la tua amicizia col di yokai. Un ritmo unico e prorompente. La descriverei con le parole battito battagliero. Con le parole battito battagliero. Oh, commovente.
ma la verità è che sono così straordinari che non saprei nemmeno da dove iniziare. Oh cielo. Bene, ultima domanda. Come fai amicizia con gli yokai? Immagina che tu vada dritto da loro e glielo chieda, dico bene? Certo che no, non è così semplice. È il fato a unirci. Ci uniamo in un legame forgiato da una lotta senza esclusione di colpi. Così diventiamo compagni di battaglia e amici inseparabili. Bella risposta, ragazzo. Mi piacerebbe che provassi le tue affermazioni con una lotta. Vuoi batterti con me? Se insisti, ti dimostrerò quanto ti ho rivelato. Dimmi pure quando sei pronto. Io ho letto di gente che era indignata con Pokémon perché su Yokai Watch tu fai amicizia con gli yokai, ma su Pokémon no. Perché poi li tieni anche dentro i box e non li usi mai. Yokai Watch è la stessa cosa. Hai 6 yokai che ti porti in squadra, gli altri li lasci nel medaglium, quindi non vedo tutta quanta questa differenza. Possiamo iniziare, bene. Ma sono ancora incantato. Bene Andrea, mostrami i fatti. Se insisti, sappi che questa non è che routine per me. E se anche non fossi in grado di descrivere il mio grado di bravura, ci penserò io a darti qualche spunto. Ehi Andrea, non smetti di parlare così, è imbarazzante. Fatti sotto, ragazzo. Mi dispiace che per Whisper abbiano dovuto doppiare il tutto una sola volta, perché in Blasters praticamente dice le stesse cose che troviamo in Yokai Watch 3, quindi il doppiatore ha preso meno Sgay. E Sgay sono i soldi, non è una parolaccia. Andiamo avanti veloce perché tanto è una battaglia. Meglio, quanti punti salute ha? Ah però, ha un bel po' di vita, eh. Potrebbe rivelarsi uno yokai utile. Eccolo qua. Viene in squadra in modo automatico, però cavoli. 19 punti esperienza e beh, insomma, pochini. Allora, hai sentito il tuo animo riverberare armoniosamente in battaglia? Pare gli interessi più l'articolo che la vittoria. Dunque, è così che stringi amicizia con gli yokai. Bene, prendi la medaglia yokai, ragazzo, è tutta tua. Giornalista! E certo, giornalista! Vediamo che soprannomi ha, interessante, dai. Gossip, titolo, cronaca, Silvio. Ehi, Silvio? Chissà chi Silvio, chissà quale Silvio. Manca solo che fa parte della Mediaset e tutto quanto un circolo vizioso. L'accetto come pegno del nostro legame forgiato tra le fiamme della battaglia. Vuoi lasciare un messaggio ai nostri amici lettori? Credo sia giusto porgere i miei ossequi. Di certo vorrete sapere di più sulla mia epica leggendaria storia. Non temete, un giorno ci incontreremo e vi racconterò tutto fin nei dettagli. Belle parole, ragazzo, le vedo già in prima pagina a caratteri cubitali. Dunque, proseguendo... Quando finirà? Non lo so, Whisper. Chissà che ne è stato della signorina del circo. Che succede? Oh, meno male. Sei finalmente tornata in te. Che intendi per tornata in me? Forza, abbiamo uno spettacolo da fare. Giusto. Distrarre il giornalista è stata la mossa giusta e tornata normale. Ci ha messo un po', eh. Ora devo solo preoccuparmi della reputazione di Andrea. Certo. Faccio già video su YouTube, Whisper. Non ci serve che io mi infanghi ulteriormente con il giornalismo, però... Non conta tanto il motivo per cui siamo amici. Ciò che conta è come trascorriamo insieme il nostro tempo. Beh, non si può dire che non si stia divertendo. E vai! Intervista esclusiva di giornalista è completato! Molto lieto! Whis! Era bello quando faceva whis. Con quella parlata tutta quanta cupa. Che piace tanto ai giapponesi. Whis! Ok, potremmo prendere una sfera mini? No. Bambola di fuga. Perché qua bambola di fuga? Che poi è una bambola voodoo, si vede benissimo. Dato che ha un... conficcato un chiodo in mezzo al petto. Ah, quello che si evolve in... Magornella. Quindi sarà buono farlo evolvere?
Ma si evolve in Vapornella per livello? Oppure anche qui si evolve in maniera scrausa come Komasan, che si evolve con la pietra, con lo spirito strano? Mi hai trovata, mi ero nascosta così bene. Se provi a intralciarmi ti manderò la giornata in fumo. Wow, ho paura ora. Ah, battaglia team, pronti? Via! Chi mi afferra la coda vedrà le stelle. Ma se la coda si spezza potresti cadere. Ok, va bene. Oh yes. Dai, dimmi che succede. Ti ho detto di lasciarmi in pace. No, di questo passo non saremo mai pronti. Ehi, che succede? Dobbiamo allestire il palco, ma questo tipo ha messo il broncio. Non è proprio da lui, non capisco cosa gli sia preso. Non vuole neanche dirmi cosa c'è che non va. Provo a parlarci, magari ti darà ascolto. Ah, c'è la piccoletta qua. Lasciami in pace. Ma non so cosa gli sia preso, ma deve esserci un motivo se si comporta così. Deve esserci qualcosa sotto, non è un comportamento usuale. Ci deve essere lo zampino di uno yokai. Gli yokai non sono la causa di tutti i problemi di questo mondo, ok? No, ma della maggior parte sarà meglio usare da lente. E se gli yokai fossero il motivo delle guerre? Beh, il motivo delle guerre sono i soldi, ma se il motivo dei soldi fosse uno yokai? Uno yokai che ama i soldi a tal punto? Vediamo un po'. Oddio, no, beh, qui non c'è. Ah, ecco, era qui, sì, eccola, va. La tortina, com'è che si chiama questa? L'ho letto il nome? Diverse volte l'ho letto. Lo dicevano anche i dialoghi, alcuni dialoghi lo dicevano. Tortastra, ecco. Riesci a vedermi? Ma sei umano! Non puoi semplicemente lasciarmi in pace? Prometto che ti lasceremo in pace se lascerei in pace questa gente. Questo yokai è... Ma Tortastra, quelli che incanta mettono il broncio e ripetono lasciami in pace. Questo spiega cosa sta succedendo a quel signore. Il palco non sarà mai pronto in tempo se non la fermiamo. Ehi Andrea, proviamo a parlarle. Sì. Giusto. Cosa vuoi? Perché lo stai incantando? Non ce ne andremo finché non la smetterai con il tuo incanto. Non è quello che ho detto. Decido io cosa chi ho cosa incantare, non tu. Ora lasciami in pace. Non funziona, dovrei provare con qualcosa di più convincente. Cosa vuoi? Allontanati da quella persona. Non possiamo lasciarti in pace se non lasci in pace queste persone. Non so di cosa tu stia parlando. Lasciami in pace. Ok, proviamo allora con l'ultimo. Che scocciatura, lascio perdere. Sei proprio una rogna, ti lascio in pace. Aspetta, dici sul serio, mi lascerai in pace? Ah, pare che tu abbia toccato un nervo scoperto. Ho pensato che se avessi letto io la sua frase avrebbe reagito. Sembra la mossa giusta, continua così Andrea. Ok. Aspetta, Tortastra. Cosa? Se vuoi andartene allora lasciami in pace, non mi importa. Che scocciatura, lascio perdere. Aspetta, non mi lascerai in pace sul serio, vero? Non mi lascerai da sola. Ci sei quasi Andrea, sta per cedere. In questo caso sarebbe meglio dire sta per cuocere. Ok. Ehi Tortastra, ho deciso che non me ne andrò più. Aspetta, cosa? Cambi idea come va il vento, deciditi una volta per tutte. Smetti di prendermi in giro e lasciami in pace. Non avrei dovuto perdere tempo con te, ti lascerò in pace. Dovremmo davvero lasciarla in pace, la situazione sta diventando ridicola. E cosa? Continua a dirmi di lasciarti in pace, quindi lo farò. Vai! Eccola! Beccata! Psych! Ma... Aspetta, non andartene, torna qui. Ma come? È lei che mi ha raggirato invece. Io ho fatto a lei psych, ma è lei che fa psych a me. Maledetta. Mi ha fregato. E brava Tortastra. Però Tortastra, mica il nome. Non si riesce a... È uno scioglilingua. Il suo intero nome è uno scioglilingua. Ma si è recuperato un sacco di punti, ehi. Menate ragazzi, come non ci fosse un domani. Ma la stiamo cuocendo con le fiamme infernali. Ma lei non cede. Ma che rango è? È un rango alto, perché non riusciamo proprio a mandarla via. Perfetto.
Non è carino lasciare una persona da sola. Stavi solo cercando di attirare l'attenzione di qualcuno, eh? Ok, ascolta. Che dici se io e te diventiamo amici? No, lasciami in pace. Non farci caso, Andrea. Sono sicuro che abbia apprezzato la tua gentilezza. Lasciami in pace! Almeno nessuno è più sotto l'influenza di quello yokai. Oh, caspiterina, ma cosa ho fatto finora? Ma parla ancora in modo strano! Ma guarda come vuole il tempo! Devo proprio darmi da fare. Ti sei deciso a dare una mano, eh? Chiedo venia, mi metto subito all'opera. Questa è la risposta che volevo sentire. Usa un lessico piuttosto originale. Ma non si tratta di uno yokai stavolta. Sembra sia tutto come prima. Sì, parla proprio lui in modo strano. Canta, chissà perché. Bene! Bene! Wow, maciniamo punti su punti ed è molto buona la cosa, mi piace. A questo punto non dico nulla. Posso continuare con la storia? Beh, ce n'è un'altra veramente che dovremmo fare di missione. Ehi là, giovanotto, vorrei parlarti. Sembra che sia merito se il circo può finalmente aprire. Perciò voglio ringraziarti. Non deve ringraziarmi. Sì, invece, in segno di gratitudine, vorrei invitarti allo spettacolo di oggi. Cosa? Sul serio? Ne è proprio sicuro? Ma certo! Ecco qua, due biglietti, così potrei portare anche un amico. Andiamo a dirla a Wyatt! Mitico, voglio dire, grazie, grazie mille! Che bello, Andrea! Vado a cercare Wyatt per vedere se vuole venire con me. Ragazzi, io farei anche un'altra missione, allora. Wow, anche le tigri, belle! Eccola qui, dunque, cos'era questa? Mi sembra che l'ho fatta l'altra volta. Benvenuti al Circo dei Miracoli, più famoso in tutti gli USA. Tesoro, perdonami, mi sono un attimo impegnata con un altro cliente. Un altro cliente? Ma di cosa stai parlando? Non si fanno aspettare clienti! Abbi pazienza, lo spettacolo comincerà con un po' di ritardo, tutto qui. E poi, lei non ha neanche il biglietto. Io non ho bisogno di nessun biglietto, io entro senza pagare. Quante assurdità. Oh cielo, cosa succede qui? Sta facendo i capricci. Lo sanno tutti che i clienti per un qualsiasi spettacolo c'è bisogno del biglietto. È tutto il giorno che questo signore si lamenta come un bambino. Non possiamo mandare avanti lo spettacolo con spettatori del genere. Dobbiamo aiutarlo, Andrea. Oh, c'è lì snobbetta, infatti. Come dici tesoro, vuoi darmi una mano? Fossero tutti come te i nostri clienti. Come ti permetti di ignorarmi? Come ti permetti di ignorarmi? Vabbè. Il cliente ha sempre ragione. Non mi pagano abbastanza. Non pagano mai nessuno abbastanza, credimi. Non trovi che questo signore si stia comportando in maniera inusuale? C'è puzza di yokai, Andrea, provo sorridente. Giusto. Whisper nell'anime è molto diffidente dal fatto che ci siano yokai o meno. Anche qui nel gioco, però molto di meno rispetto all'anime. Aspetta la presenza. Eccola qua, dovrebbe stare qui. Da queste parti. Eccola. E lì snobbetta. Abbiamo conosciuto in Yokai Watch 2 lei. Nel passato. Anzi no, da Rilandia. Non è passato però. O era passato? Era passato? No, stavamo solo dormendo da nostra nonna. E Shibanya che doveva andare in bagno. Tutto qui. Era presente. Cos'è da guardare, eh? Potresti evitare di incantare i clienti? La ragazza non ne può più. E a me cosa importa? Mi sto divertendo. No. Me ne andrò alle mie condizioni. Portami tre pasticcini e una E-Cola Max e forse me ne andrò. Ma non è giusto. Non abbiamo altra scelta, Andrea. La vita è piena di sfide e tutto ciò che puoi fare è stringere i denti e affrontarle. Già, hai ragione. Tre pasticcini. Dove li trovo tre pasticcini? Perché lo sappiate, i pasticcini si trovano al supermercato, allo Spectrum Market. Non so se si trovano anche in altri punti, ma... Ehi, eccoli qua. Pasticcino per tre e E-Cola Max. Bene, vedo che hai portato quello che avevo ordinato. Ma ci hai messo fin troppo, ti sei fermato a impomatarti i capelli. No, non mi impotamo... Impotamo...
No, non faccio nulla di quello che hai detto. Ma quel che dici non ha senso. Impomatare i capelli, perché? Per quale ragione? Non sono uno snob io come te. Cioè, si gira e mi mostra le sue grazie che non voglio proprio vedere, quindi per favore vattene. Il più in fretta possibile anche. Quanti punti c'è? Ah, posto, è andata, vai, altri due attacchi. Patapim patapam, ti spedisco sulla luna. Ok, abbiamo fatto anche questa quest, quindi direi che possiamo continuare. Ti conviene lasciarmi vincere se non vuoi farmi infuriare. Non hai incontrato gli yokai maleducati, ma questa li batte tutti. Maleducata io? Maleducato sarai tu, ragazzino impudente. Disse al ragazzo che le aveva gentilmente portato gli oggetti richiesti, che ho pagato di tasca mia, oltretutto. Ah, mi ha portato il necessario per il mio tè, ma era il minimo che potessi fare. Il minimo! Oh, meno male che se n'è andata. E il cliente sembra essere finalmente tornato in sé. Grande! Mi scusi signore, lo spettacolo comincerà in ritardo, perché non torna più tardi? Davvero? Se c'è da aspettare tutto questo tempo, andrò a prendere qualcosa da mangiare. Sì, però stai vestito come uno che sta andando a fare jogging, perché non ti vai a cambiare anche? Per tutti i trapezi, non so come ringraziarti. Adesso posso finalmente ultimare i preparativi per lo spettacolo. Nessun problema. Sì, però non stare lì con le mani in mano, lì, oh che bello, gioca, no, ci gioca, vai dentro la cabina. Esatto, davvero nessun problema. Per te sicuramente non hai fatto nulla. Ma chi ti ha ricordato di usare la lente yokai? Chi ti ha supportato moralmente? Hai cercato un negozio di dolci, tutto qui, potevi andare a comprare i pasticcini almeno. Che impudente! Veramente Whisper non ha fatto nulla. Cioè, anzi, io, come valletto, avrei anche Micellano, neanche Whisper. Quindi non so come Whisper abbia potuto darmi indicazioni. Dato che questo episodio è un po' così, oggi alle 7 ne uscirà un altro. Mi raccomando. Un setriolo, bene, bene. Sì, quando ci sono questi episodi un po' così, cerco di farne uscire sempre almeno due al giorno, perché sennò è una noia mortale, non si va avanti con la storia neanche se ci spariamo nelle gambe, nelle ginocchia. Che succede, Andrea? Mi hanno regalato due biglietti per il circo, vuoi venire? Vuoi scommetterci? Come diavoli li hai avuti? Te lo spiegheremo dopo lo spettacolo. Whisper non c'è, però vabbè. Datemi una mia, sta per iniziare. Va bene, entriamo subito. Signore e signori, appena arrivati alla Val d'Oro, vi diamo il benvenuto al circo! Mettete da parte le preoccupazioni e immergetevi nel nostro fantastico mondo! Wow, che emozione! Davvero! Senza ulteriori indugi, date il benvenuto al nostro clown! Sì, ciao! Quattro! Che roba è? Guarda, è incredibile! Nemmeno io sarei in grado di farlo. Perché dovresti essere in grado di farlo? Riconosco questa voce. Che succede, signorina Dorothy? Ah, adesso si chiama Betty. Era maggiordomo l'altra volta. Che succede? Niente. Che esibizione impeccabile. Quanto mi piacerebbe provarci. Ma, signorina Dorothy, queste esibizioni sono molto pericolose da non imitare assolutamente. Lo so bene, stavo solo scherzando. Oh, chissà chi sarà il prossimo. E ora i nostri adorabili gemelli acrobati si esibiranno al trapezio. Ma è il circo che viene da Val d'Oro. È un po' strano. Che storia, che spettacolo cool, il migliore mai visto. Sono d'accordo, mi sono divertito tantissimo. Grazie per avermi invitato. Beh, ovvio, siamo amici, no? Eccola Paola, ora lei ci porterà ai portali, forse. Eh? Oh, Andrea, che fortuna incontrarti qui. Professoressa Portalia? Chi è Andrea, una tua amica? Una specie. Ma che coincidenza, avevo giusto bisogno di te. Che strano. Vorrei che mi aiutassi a risolvere il mistero relativo ai portali bizzarri. Un momento, cosa? Portali bizzarri? Non so cosa siano, ma sembrano divertenti. Lo sono, allora vi interessa? Pensavo di trovare più informazioni sulla rivista Fancy Death, ma nessuno dei numeri che ho trovato tratta l'argomento.
Perciò mi servirebbe il vostro aiuto. Posso contare su di voi? Gnagnon di nuovo. No problem, io ci sto. Beh, allora suppongo di dover accettare. Fantastico, mettiamoci subito all'opera. Ma da dove cominciamo? Semplice, dobbiamo cercare informazioni su altri numeri della rivista. Se solo qualcuno ci desse degli indizi. Jibayan pure che sta lì a esultare. Eccolo, continua col... A parte poi devo continuare per forza con Luna. Non posso, non c'è neanche l'intreccio storie. Continua con Luna, proprio, e basta. Bene, questo episodio finisce qui, ma alle 7 ce ne sarà un altro. Continueremo con Luna, anche lei con le missioni chiave. Ed è per questo che faccio due episodi oggi, se no non finiamo più neanche con lei. Quindi Gucci, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione per la pagina Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!